Amici di Atti Sport 24, appassionati di pallanuoto, benvenuti ad una nuova puntata di Waterpolo Preview. Va in archivio la vittoria della Coppa Italia femminile con il trionfo della SIS Roma che piega 6-5 l'antenore Plebiscito Padova e vince il trofeo tricolore per la terza volta nella sua storia, la seconda negli ultimi 3 anni. E ora è il momento di voltare subito pagina e concentrarsi sull'evento che assegnerà il titolo maschile per l'attuale edizione nel fine settimana a Genoa, location ormai tradizionale con la piscina Paganuzzi di Albaro, c'è cioè la Final Eight maschile. 8 squadre che in 3 giorni si contenderanno la vittoria della Coppa Italia edizione 2023-2024. Ovviamente la grande favorita d'obbligo è la Prodecco, ma la Biper Rarinante Savona vuol vendere cara la pelle, così come Circolo Canottieri Ortigia e Nebrescia non vogliono certamente stare a guardare, e poi non sono mai da escludere le sorprese, perché nelle partite si è che tutto può succedere, ma per addentrarci nell'evento tricolore, per provare a leggerlo nel migliore dei modi, abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Giuseppe Fasano, direttore tecnico del Circolo Nautico Salerno. E allora io inizio chiedendoti: da venerdì a domenica ad Albaro c'è la Final Eight di Coppa Italia maschile. Che cosa dobbiamo attenderci dall'edizione 2023-24 dell'evento che assegna il trofeo tricolore? Dobbiamo attenderci sicuramente un ricco ad alti livelli e probabilmente il Savona a dare fastidio ai Liguri della vittoria della Coppa. E hai citato la Prorecco che ovviamente parte favorita, però faccio con te una riflessione alla luce di quanto si è visto nella sfida di Champions League con il Novi Beograd, che ha rimontato un significativo svantaggio per poi trascinare la corazzata di Sukhnu ai rigori. Nella partita secca i Liguri possono rischiare qualcosa o comunque restano sempre inarrivabili? Dipende tutto dalla concentrazione. Se Recco gioca concentrato dall'inizio alla fine, probabilmente il Savona potrà dare fastidio, ma non togliere la coppa alla squadra di Sucno. Diciamo che c'è una speranza di vedere qualcosa di diverso se ci rifacciamo a qualche anno fa, quando il Brescia, prima di vincere lo scudetto, è stato proprio lei a togliere a Recco la Coppa Italia. Quindi potrebbe essere un segnale per il futuro se il Savona dà fastidio a Recco, per vedere nei prossimi anni poi se mai un Savona dare fastidio proprio per il campionato. Nell'altra semifinale potrebbero incrociarsi AN Brescia e Circolo Canottieri Ortigia. I siciliani possono ripetere la finale dello scorso anno? Eh sì, sarà sicuramente una bella partita. Da un lato il Brescia, tutti dicono ridimensionato, ma il valore in più che mette Sandro Bovo non è da sottovalutare. L'Ortigia sta facendo bene, sta dando segnali importanti, quindi secondo me sarà una partita che si deciderà alla fine, e probabilmente l'Ortigia può arrivare sì, in no. Chi potrebbe essere invece la sorpresa di questa manifestazione? Guarda, io ti potrei dire quinto, perché giocano tra virgolette nella loro regione, potrebbero dare fastidio. La squadra di Bittarello sta giocando bene, ha concluso prima nel girone retrocessione, quindi sta preparando al meglio questa manifestazione, anche se poi sarà difficile arrivare lontano.
Però permettimi di scommettere sulla Rari Salerno di Cristian Piciuti, che l'ho vista nelle ultime partite, a parte l'ultima dove ha perso a Roma, ma ha fatto una prestazione incredibile in casa. Quindi io un 5 euro lo gioco sulla Rari Nantes Salerno. E chiudiamo con una carrellata sui quarti di finale. Se do per scontato la netta vittoria della Prodecco sul Posillipo, prendiamo in esame le altre tre sfide, ovvero quinto Circolo Canottieri Ortigia, B per Rari Nantes Savona, Rari Nantes Salerno e AN Brescia Pallanuoto Trieste. Quali emozioni ci regaleranno questi match? Allora, diciamo che sulla carta Brescia, Ortigia e Savona dovrebbero avere la meglio. La sfida del Brescia col Trieste non è delle più semplici, pure là sarà una sfida molto sentita, dura, che finirà gol a gol. Però io confido tanto nell'esperienza e nella qualità di Sandro Povo, quindi Brescia vincitore. Sulla partita del quinto, come vi dicevo, ci potrebbe essere una piccola sorpresa, però ti ripeto, io penso che Cristian Piciuti e la Rari potrebbero dare fastidio proprio a Salute. Ringraziamo Giuseppe Fasano per essere stato in nostra compagnia e riepiloghiamo ora il programma della manifestazione. Si parte con i quarti di finale, tutti in rapida sequenza, a partire dalle 14 di venerdì, Prodecco Circolo Nautico Posillipo. B per Rari Nantes Savona contro CECAP Rari Nantes Salerno, Circolo Canottieri Ortigia Iren Genova V alle ore 18 e in chiusura di giornata alle ore 20 AN Brescia Pallanuoto Trieste. Il giorno dopo le perdenti si sfidano nelle semifinali dalla quinta all'ottava posizione, mentre la vincente del match Prodecco Circolo Nautico Posillipo affronta la vincente di B per Rari Nantes Savona, CECAP Rari Nantes Salerno. E nella seconda semifinale la vincente di Circolo Canottieri Ortigia Iren Genova V fronteggerà poi la vincente del quarto tra AN Brescia e Pallanuoto Trieste. Siamo così giunti al termine anche di questa puntata. Io non posso fare altro che ringraziare tutti gli ospiti intervenuti e darvi appuntamento per la prossima.